Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ci rilassiamo con un video tag che rivelerà quelli che sono i miei lati oscuri. Questo è un tag che è stato ideato dal canale La Greta ASMR, ma io l'ho visto prima da Flowbag e poi da Consigli Smart. Comunque vi lascio tutti i canali giù in info box. Non mi perdo troppo in lunghe premesse perché ci sono tantissime domande, quindi direi di iniziare subito con la prima. Qual è la prima cosa a cui pensi quando ti svegli? In realtà io non penso mai alla stessa cosa tutte le mattine, quindi non saprei rispondere perché dipende dalla giornata che devo affrontare, dipende se è successo qualcosa di particolare, se ho dei pensieri che mi preoccupano, dipende da cosa è successo il giorno prima. Quindi in realtà io non ho dei pensieri che siano sempre uguali tutte le mattine, dipende dal momento. Domanda 2. Hai mai odiato così tanto da augurare del male? Sì, quando ero una bambina e andavo alle medie sono arrivata ad odiare tantissimo il mio professore di italiano. Non perché mi desse dei brutti voti, perché questo sarebbe un motivo abbastanza futile, ma perché in realtà mi aveva preso di mira e messa in una situazione veramente difficile e complicata. Ora non sto qui a raccontarvi cosa è successo perché, primo, sono cose molto personali, secondo, sarebbe troppo lungo e complicato. Però diciamo che sì, mi ha un po' rovinato quelli che sono stati i miei anni delle medie, quindi io sono arrivata ad odiarlo veramente tantissimo e sono arrivata anche ad augurargli del male. Ovviamente ero una bambina, una ragazzina, quindi magari è più facile augurare del male a chi in qualche modo ci crea delle difficoltà. Però ancora oggi, che sono adulta, anche se non arriverei più ad augurargli del male, comunque quando ci penso mi emergono dei sentimenti comunque di rancore. E quindi insomma è una persona che in qualche modo ha lasciato nella mia vita un segno molto negativo. E quindi sì, se devo scegliere qualcuno, sicuramente scelgo lui. Domanda 3. Credi nella vita dopo la morte? Sì, io credo che ci sia qualcosa dopo la morte, quantomeno. E questo mi aiuta anche a dare un senso alla mia vita, perché tutti i miei sforzi, il mio impegno, il mio vivere quotidiano, ha senso se io penso che poi dopo c'è qualche cosa. Se io dovessi pensare che dopo la morte non c'è niente, tutto quello che faccio avrebbe poco senso, almeno per quello che è il mio modo di vedere la vita e di vedere le cose. Domanda 4. Pensi che ogni cosa sia già stata scritta? No, assolutamente. Io avevo fatto anche un video su questo. Magari ve lo lascio giù in info box, così se siete curiosi e volete sapere un pochino più nel dettaglio quello che avevo detto, potete vedere quel video. Però io non credo assolutamente che il destino sia già stato scritto. Noi abbiamo il libero arbitrio, che è importantissimo e fondamentale. Significa che noi abbiamo la possibilità di scegliere. Abbiamo la possibilità di decidere quali comportamenti adottare, che cosa fare della nostra vita. Abbiamo la possibilità di dare un orientamento oppure di darne un altro al nostro futuro. Quindi, grazie al libero arbitrio, noi non abbiamo un destino già scritto. Ma abbiamo un futuro che può essere costruito, che può essere modificato, che può essere orientato in un determinato modo e per fortuna è così, perché se tutto fosse già stato scritto, tutto quello che noi facciamo tutti i giorni non avrebbe senso, non avrebbe senso impegnarsi, non avrebbe senso fare determinate cose, perché se tanto tutto è già scritto e tutto quello che noi facciamo non cambia nulla. Non avrebbe senso, sarebbe una terribile condanna e per fortuna non è così. Io di questo ne sono assolutamente convinta. Prossima domanda: credi che se sarai positivo riceverai positività? Beh, mi viene da dire magari, perché noi a volte siamo molto positivi, ma incontriamo persone molto negative e quindi non sempre la positività richiama positività. Anche se è vero che affrontare la vita in un modo più positivo forse riesce a farci stare meglio anche in quei contesti che magari sono più negativi. Ovviamente il mio punto di vista poi dipende anche da cosa è successo, dalle esperienze di ognuno di noi, perché credo che sia difficile generalizzare in questi casi. Però insomma la positività sicuramente aiuta, però ahimè non è un'arma infallibile. Prossima domanda: esiste l'amore eterno? L'amore eterno io l'ho visto, quindi l'amore eterno esiste. L'ho visto per tutta la mia vita all'interno della mia famiglia ed è stato l'amore tra i miei nonni.
È stato un amore eterno, indissolubile, nemmeno la morte è riuscita a separarli perché sono praticamente morti insieme, sono morti a pochissimi giorni di distanza uno dall'altra. E quindi è stato davvero un amore eterno, addirittura sono stati cremati insieme, quindi è stato proprio uno di quegli amori che si possono definire eterni, si sono voluti bene per tutta la vita, tutti i giorni, si sono sempre sostenuti, hanno sempre dato amore anche agli altri, quindi sicuramente l'amore eterno esiste. Poi esistono anche altre forme di amore che non necessariamente deve essere quello di coppia, credo che esista l'amore eterno tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, poi ovviamente ci sono sempre delle situazioni in cui magari anche tra figli e genitori, fratelli e sorelle potrebbe finire l'amore perché magari accade qualcosa di molto grave che porta a separarsi. Però io credo che l'amore esista, l'amore eterno esista sotto tante forme, sotto diverse tipologie, quello di coppia, quello in famiglia, anche quello tra amici, perché ci può essere un amore eterno tra due amici, tra due amiche. Quindi io assolutamente credo nell'amore e credo che possa essere eterno. Per quanto mi riguarda, io non posso dirvi se il mio amore sarà eterno oppure no, perché sono ancora viva, per fortuna, e quindi fino all'ultimo giorno della mia vita non lo potrò sapere. Quello che posso dirvi è che è un amore che ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, perché ne sono passati ormai quasi 23, è ancora vivo, è ancora acceso ed esiste ancora. Quindi io spero che sarà eterno, che andrà avanti. Sicuramente mi impegnerò ogni giorno della mia vita perché possa essere così. E quindi sì, io sono una persona che crede nell'amore, credo che ormai l'abbiate anche capito, e quindi a questa domanda rispondo questo. Una cosa fatta di cui non vai fiera. E per fortuna non ci sono tantissime cose delle quali non vado fiera, perché sono abbastanza soddisfatta delle scelte che ho fatto nella mia vita. Diciamo che quello che mi dispiace di più, anche se non si può dire che non ne vado fiera, però sicuramente mi dispiace aver sbagliato completamente il mio corso di studi, quindi aver studiato tanto, aver fatto spendere ai miei genitori parecchi soldi, perché i miei studi sono costati veramente tanti soldi, perché io ho fatto una scuola privata che è costata un occhio della testa. E poi si è rivelata una cosa che non solo non era adatta a me, ma che mi faceva anche soffrire. Quindi loro hanno investito tanto e poi tutto è andato in fumo. Quindi di questo mi dispiace veramente tanto. È forse una delle cose che mi dispiacciono di più nella mia vita. Anche se io so che i miei genitori non la vedono in questo modo, io so che comunque loro non mi rimproverano nulla, non mi hanno mai rinfacciato nulla, però a me dispiace lo stesso, comunque, che le cose siano andate così. Va bene, comunque ormai non posso farci più nulla. Andiamo avanti. Hai mai partecipato ad una seduta spiritica? Assolutamente no. Avevo fatto anche un video sulla tavola Ouija, che è quella che si usa appunto per fare le sedute spiritiche, e vi avevo anche messo in guardia dal mettersi a giocare a fare sedute spiritiche, che quando si aprono certi portali, poi bisogna anche essere in grado di chiuderli bene, di gestire tutta la situazione, perché poi possono succedere delle cose molto spiacevoli. Quindi assolutamente no. Prossima domanda: hai mai svelato un segreto? No, assolutamente. Se una persona mi dice questa cosa è un segreto, io assolutamente non la rivelo a nessuno. Sono molto brava a tenere i segreti, non mi è mai successo comunque di svelarli, neanche senza volerlo, quindi assolutamente sono una custode affidabilissima di segreti. Prossima domanda: se vedi un carro funebre, fai gesti scaramantici? No, perché li dovrei fare quotidianamente. Io abito di fronte alla chiesa e un giorno sì e l'altro pure c'è un funerale con carro funebre rigorosamente davanti al portone di casa. Quindi io magari esco di casa e ritrovo sempre costantemente il carro funebre davanti. Quindi se mi mettessi a fare gesti scaramantici tutte le volte, dovrei veramente farli sempre. Quindi no, poi tra l'altro non credo neanche tanto a queste cose, credo che siano tutte superstizioni e credenze popolari. Anche sulle credenze popolari, tra l'altro, avevo fatto un video, vi lascio tutto giù in info box così faccio prima. Comunque no, non faccio gesti scaramantici.
Prossima domanda, fai il segno della croce quando entri in chiesa? Sì, l'ho sempre fatto, sono sempre stata abituata a farlo, quindi quando entro e quando esco anche dalla chiesa io faccio il segno della croce. Prossima domanda, all'occorrenza in preghiera non sono una persona che ha questo tipo di linguaggio, sono abbastanza raffinata, diciamo così, nel mio modo di parlare, quindi sì, mi è capitato qualche volta, per carità, è capitato a tutti, però diciamo che non è nel mio linguaggio quotidiano, nel mio modo comune di esprimermi. Andiamo avanti. Vorresti sapere quando morirai? No, assolutamente no, diciamo che non ci tengo ed è una di quelle informazioni che sicuramente posso anche evitare di avere, no? Perché poi mi condizionerebbe comunque tutta la vita finché non arriva quel momento, quindi no, assolutamente. Prossima domanda. Sei fissato con la lettura del tuo oroscopo? No, questo forse potrà stupire perché il nome del mio canale è L'Angolo degli Arcani. Io parlo di divinazione, parlo di tarocchi, parlo di esoterismo, però l'oroscopo personalmente non mi interessa. Quindi no, non sono fissata con la lettura dell'oroscopo, ma non solo non sono fissata, non leggo proprio mai l'oroscopo, quindi assolutamente no. Vado avanti, l'abito fa il monaco? Dipende, dipende dalle situazioni. Secondo me va sempre tutto un po' contestualizzato, però io credo che nel modo di presentarsi all'esterno, quindi nel modo di vestire, nel modo di acconciarsi, mettiamola così, inteso proprio come nel modo di presentare la propria figura all'esterno, ci siano degli aspetti della personalità. Quindi io credo che il modo di essere fuori riveli tanto di come una persona è dentro, anche se non bisogna soffermarsi solo ed esclusivamente su quello, perché quello sarebbe un errore, sarebbe superficialità. Bisogna conoscere una persona per come è, per la sua personalità, per il suo carattere, per il suo modo di fare, di comportarsi nella vita di tutti i giorni e con le persone. Quindi non bisogna fermarsi a quello. Però io credo che l'aspetto esteriore fornisca degli elementi abbastanza importanti, quello sì. Prossima domanda. Vorresti sapere un pettegolezzo su di te? In realtà no, io non sono molto interessata ai pettegolezzi, né quelli sugli altri né quelli su di me, quindi no, non è che mi interessi più di tanto. Qualcosa che ami fare e che è vista come strana e quindi inconfessabile. Non ci sono delle cose che io faccio e che sono inconfessabili. Ho una vita che è assolutamente confessabile perché non faccio niente di strano e di particolare. Quello che però io faccio e che è vista come una cosa strana, anche se non è inconfessabile, è il fatto che lavoro da casa. Io mi rendo conto che è vista come una cosa molto strana, che incuriosisce sempre molto. Sono l'unica nella mia famiglia comunque che lavora da casa, quindi è vista come una cosa un po' particolare, un po' strana, un po' fuori dal comune, però non inconfessabile assolutamente. Però se c'è una cosa che è vista come inconsueta, sicuramente è quella. Ultima domanda, pensi di essere una brava persona? Dipende quali sono i comportamenti che fanno di una persona una brava persona. Non mettendo qui dei comportamenti specifici, io in generale penso di essere una brava persona, rispetto la legge, non ho mai fatto del male a nessuno, mi faccio gli affari miei, vivo la mia vita comunque senza pesare sugli altri, senza in qualche modo dare fastidio agli altri, cerco di fare sempre delle cose che possano essere positive per me, positive per chi mi sta vicino, cerco di non giudicare perché anche questo secondo me è importante, quindi io cerco di non giudicare quello che fanno gli altri, cerco di essere abbastanza elastica, quindi sì, ragazzi, io penso in generale di essere una brava persona. Questa era l'ultima domanda, io taggo tutti quelli che hanno piacere di farlo, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.